tutti amici pescatori, sono Matteo La Rosa, componente del team Yuki Italia. Purtroppo sono giorni difficili questi che stiamo passando, perché stiamo combattendo una guerra contro un nemico invisibile. L'unica cosa che noi possiamo dirvi e che tutti dobbiamo fare è di stare a casa e sperare che tutto questo finisca presto. Bene, io approfitterei di questo spazio per rispondere anche a qualche domanda che mi è stata fatta. Mi è stato chiesto quali ami utilizzi in gara o nelle mie battute di pesca. Comunque, io utilizzo tanti ami, ma uno di quelli con cui mi trovo bene però è questo, la X63. A proposito di questo amo, ne vorrei prendere uno di dimensioni più grandi e farvi vedere il nodo che faccio io per legare un amo d'occhiello. Ne esistono svariati, però vi faccio vedere quello che io utilizzo. Quindi, entrando il filo nell'occhiello, lo metto parallelo e mi ritrovo in questa situazione. Dopodiché lo vado a girare facendo le spie uno dietro l'altro per 5-6 volte. Si è venuto a creare questa asola vicino all'occhiello, il capo del filo lo viene infilato dentro l'asola, se ne forma un'altra dove viene infilato di nuovo il capo del filo. Stringendo piano piano, lo faccio vedere, si viene a creare questo nodo. A questo punto verrebbe inumidito, verrebbe bagnato, però non lo facciamo da dove siamo in studio. Lo portiamo direttamente a battuta sull'occhiello e andiamo a serrare il nodo per vedere la sua formazione delle spine. Lo faccio vedere così. Ecco qua. Il nodo è perfettamente eseguito. Questo baffo che rimane, noi lo andiamo a tagliare non a battuta, ma lascio qualche millimetro, in modo tale che quando noi andiamo a inserire un'esca che è qua di grosse dimensioni, questo ci fa come ferma esca anche. Va bene, questa è stata una piccola parentesi. Vi raccomando, state a casa come lo stiamo facendo noi. E un saluto a tutti da Matteo La Rosa e Team Yuki Italia. Ciao!